Eccoci qua, buona serata. Oggi è giovedì e ci apprestiamo a fare una lezione con la banda elastica. Perché una lezione con la banda elastica? Perché purtroppo l'ho fatta ieri e ieri ho fatto uno sbaglio, ho fatto un errore e non ho salvato il video. E quindi mi è stato chiesto di rifarla, quindi tanto voi non l'avete fatto il giovedì. Quindi così in diretta, l'ho fatta ieri alle 17, anzi alle 16.30, e quindi voglio lasciare questa lezione anche su YouTube, perché è una lezione un po' particolare. È un circuito dedicato soprattutto alla parte alta, alle braccia e alle spalle. Naturalmente andiamo anche ad allenare tutto il resto del corpo, ma saranno soprattutto esercizi uniti, per esempio bicipiti, gambe oppure spalle, glutei. Quindi andremo a costruire questa lezione, sarà un circuito dove abbiamo circa 3 esercizi per ogni gruppo muscolare con delle dinamiche diverse. Quindi per esempio inizieremo con i tricipiti e i tricipiti li eserciteremo in 3 diverse figure, poi andremo con i bicipiti, le spalle e di conseguenza tutto il resto del corpo. L'elastico ci permette una grande varietà di movimenti, una grande varietà di stimoli, di livelli di allenamento. Vi ricordo però sempre che l'elastico è un qualcosa che voi dovete gestire con molta attenzione, perché siete voi che dovete decidere quanta intensità mettere nel gesto. Quindi se è troppo duro non va bene, ma neanche se è troppo morbido, perché alla fine diventa poco allenante e anche pericoloso, perché non riuscite a gestire bene l'intensità dei vostri movimenti. Abbiamo qui il nostro assistente Adamo da una parte, c'è cioè gatto e cane in giro da qualche parte, quindi non vi spaventate se vedete passare animali per la casa. In palestra non potrei farla una cosa del genere, ma va bene. Comunque non vi preoccupate. Ci sarà qualche differenza rispetto alla lezione di ieri che non ho potuto mettere su YouTube, ma alla fine il contenuto e la sostanza saranno gli stessi. Andiamo a cominciare in piedi con la banda elastica in posizione media. Quindi ci apprestiamo in piedi, le gambe sono leggermente divaricate, stessa larghezza del bacino delle anche, e prendiamo bene la banda elastica. Andiamo a sentire soprattutto in piedi, vi ricordo sempre gli appoggi, mi tolgo le calze perché poi andiamo a usare l'elastico, mi scivola, e andiamo qua a percepire sempre l'appoggio. La cosa più importante, sempre più di tutto, è l'appoggio. Quindi sentiamo bene i piedi alla terra e cominciamo a mobilizzare le spalle, eseguendo dei movimenti circolari. La banda elastica in questo momento non ci interessa più di tanto, pensiamo a preparare le spalle, quindi andiamo anche a fare dei piccoli movimenti a destra e a sinistra, con entrambe le spalle nuovamente, quindi a riscaldare, a lubrificare queste strutture, e poi ci fermiamo. Ci posizioniamo con i piedi alle 10:10, quindi uniamo i talloni tra di loro, separiamo i piedi, gli alluci sono separati, ben allargati, e mantenendo questa posizione andiamo ad inspirare, flettendo le ginocchia, allarghiamo quindi le ginocchia verso l'esterno ed espirando, stringiamo i glutei, abbassiamo le braccia. Inspiriamo ed espiriamo, quindi abbiamo questo elastico leggermente teso, ma soprattutto quando scendiamo verso il basso andiamo ad allargarlo un po' di più, inspirando ed espirando. Quindi inspiro, se volete lo prendete un pochino più ampio, ma andate sempre a trazionare quando andate a stendere le ginocchia. Lo facciamo ancora altre 2 volte, espiro, inspiro, espiro, portandoci adesso in una posizione media con le braccia all'altezza delle spalle. Andiamo a inspirare quando tutti e 2 le gambe si uniscono e anche le braccia si sollevano, e scendiamo verso il basso. Attenzione, adesso il respiro è il contrario, inspiro su, espiro scendo, inspiro le braccia, naturalmente tengo sempre l'elastico leggermente teso senza esasperarne il movimento, e ancora scendo, sollevo le braccia, scendo, sollevo, scendo, sollevo, scendo, sollevo, lascio le braccia su, fletto le ginocchia, spalanco le ginocchia verso l'esterno, i talloni sono sempre attaccati, andando a inclinare il busto, stendo le ginocchia, mantengo la posizione e faccio delle piccole pressioni col braccio che va verso la terra,
Spingo, 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 inspirando, mi riporto al centro, allargo le ginocchia, espiro, inclinazione, spingo, 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 ritorno al centro, lo faccio più dinamico, espiro, inspiro al centro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro ed inspiro. Da questa posizione abbasso le braccia. Vado a ruotare le spalle, allineo i piedi, quindi non più come li avevo messi prima, mantengo l'elastico davanti a me e vado a sollevare le braccia. La presa deve essere bella grande, perché poi io vado dietro le spalle. Se questo per esempio è il mio massimo, lo tengo qui, o se ce la faccio vado completamente giù e cerco di fare tutto il movimento fronte e retro, però se ho fastidio mi fermo prima, mi raccomando, eh. Inspiro, posso anche farne solo metà, posso anche solo arrivare sopra la linea della testa, non per forza farlo tutto completo. Quindi inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, lo faccio un'ultima volta dietro e poi mi riporto in avanti. Da questa posizione qui piego l'elastico doppio, lo prendo con entrambe le mani. Lo metto posteriormente, spingo, aprendo bene il petto, il torace, fletto le gambe, mantengo la mia posizione qua e faccio delle piccole spinte verso l'alto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Appoggio l'addome sulle cosce, lascio precipitare quasi la testa verso il basso, mantengo le braccia bene in alto. Avendo l'elastico qua su, mi è molto più facile sollevare un pochino di più le braccia verso il soffitto e quindi mantenere questa bella rotazione a livello delle scapole. Poi piano piano scivolo con le braccia, me ne porto davanti, quindi mi porto qua davanti e vado ad aprire l'elastico. Lo vedo davanti a me, inspiro e poi srotolo la colonna e mi porto verso l'alto. Preparo adesso l'elastico, quindi farò queste tre sequenze, sono tre esercizi per i bicipiti abbinati alle gambe. Quindi separo l'elastico e lo vado a mettere sotto i piedi, quindi lo schiaccio con i piedi. Vado a prendere la banda elastica da sotto, quindi preparo il palmo della mano. Qui sono io che decido quanto elastico devo tirare, quanto non devo tirarne, quindi deciderò quanto sarà la mia forza. Ruoto le spalle, apro bene le scapole e il mio movimento iniziale è una bella flessione dell'avambraccio sulla spalla. Quindi porto, adesso mi rimetto qua davanti per farvelo vedere, le braccia, ok, vado in flessione e porto sulle spalle. Un classico movimento per i bicipiti. Vado ad espirare, quindi espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Molto molto semplice, se è troppo duro non esasperate perché dobbiamo fare ancora altre cose, ok, se no diventa troppo. Espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, faccio ancora una volta e da questa posizione qui rilasso le braccia, fletto le gambe, lascio le braccia leggermente indietro, espirando spingo e torno indietro, quindi espiro, devo andare completamente su, forza delle gambe, forza delle braccia, spingo bene in alto, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, quindi soffia. Inspira, bello deciso, forte con le braccia, spingo e ritorno, spingo, mantengo la posizione qui, ok? E da qui adesso spingo, faccio 1, 2, 3, braccia verso il basso, chiudo, 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 in basso, 1, 2, 3, e scendo, spingo, 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 e scendo, 1, 2, 3, e giù, 1, 2, 3, ancora due così. 1, 2, 3, l'ultima volta, 1, 2, 3 e giù. Benissimo. Sempre con l'obiettivo bicipiti, adesso andremo a sistemarci nella posizione di affondo, con la gamba destra in avanti, la gamba sinistra indietro. Attiviamo bene il bacino e il sacro, andiamo a mantenere l'elastico più o meno, diciamo, metà coscia, potrebbe essere più sufficiente. Le gambe sono estese, tutti e due. Quando ci portiamo nella posizione di bicipiti, vedete, io scendo, fletto gli avambracci e poi vado a distendere braccia e gambe in coordinazione. Quindi espiro,
Inspiro, espiro, inspiro, quindi flessione delle braccia, piegamento, quindi scendo, ritorno, flat, ritorno, flat, e torno, espiro, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira e mantengo la mia posizione qui. Mantenete la colonna, mi raccomando, bella dritta e andate solo con le braccia. Fate tre molleggi, 1, 2, 3, braccia giù, 1, 2, 3 e scendo, chiudo, chiudo, chiudo e scendo, 1, 2, 3 e giù, 1, 2, 3 e giù, 1, forza ancora, che ce la facciamo, dai, 1, 2, 3, ancora due volte, chiudo, 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 l'ultima volta, dai, 1, 2, 3 e stop. Mantengo la stessa quantità di elastico per non sbagliare, eh? Faccio un passo avanti, schiaccio l'elastico con l'altro piede, me lo sistemo bene, mi porto indietro con la gamba posteriore, bene indietro, cambiato gamba, ok? Ci siamo, manteniamo la colonna e rifacciamo con l'altra gamba la stessa dinamica, espirando ed inspirando, quindi bicipiti e affondi, quindi scendo e ritorno, scendo, mantengo la schiena dritta e mi raccomando, chiudo e ritorno, chiudo senza portarci col busto in avanti, chiudo, ritorno, scendo, ritorno, scendo, torno, scendo, torno, scendo, mantengo la mia posizione qua e faccio tre molleggi, 1, 2, 3 e porto su, chiudo, chiudo, chiudo e rientro, 1, 2, 3 e rientro, 1, 2, 3 e rientro, 1, 2, 3 e torno, chiudo, chiudo, chiudo e torno, 1, 2, 3 e torno, 1, 2, 3, ne faccio ancora due, dai, 1, 2, 3, l'ultima volta, 1, 2, 3 e torno, ok, adesso un bel passo in avanti, avete schiacciato nuovamente l'elastico con tutti e due i piedi, ma non ci serve, adesso togliamoli tranquillamente, pieghiamo le ginocchia, ci portiamo piano piano a terra e ci andiamo a sedere. Io mi metto così di lato, voi potete mettervi anche di fronte. Andremo a fare un altro esercizio per i bicipiti, però da seduti, con una dinamica leggermente diversa. Quindi io prendo l'elastico, sì, mi serve sotto i piedi, però non potevo farlo da là, e vado a prenderlo più o meno all'altezza delle ginocchia. Porto, vedete, gli avambracci sulla stessa altezza delle spalle. Attenzione che l'elastico sia ben bloccato dai piedi, che non venga via. Ok? E mantenendo questa posizione qui, spingo leggermente verso l'alto, quindi mantenendo la flessione dei bicipiti, il mio obiettivo è spingere un pochino in alto. Sollevo i gomiti verso l'alto, come se volessi dare dei pugni verso il soffitto. Quindi espirando, inspirando, espirando, inspirando, espirando, inspirando. Espirando, inspirando e mantenendo qui la posizione. Vado verso la spalla senza abbassare il gomito. Chiudo, torno, chiudo, torno. Soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro. Tieni la flessione. Ok, da qua piccole spinte di nuovo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok. Immagino che si sia sentito un po' tutto. Adesso ci alziamo nuovamente in piedi, andiamo in su e siccome abbiamo eseguito soprattutto esercizi per la parte anteriore del braccio, quindi bicipite, adesso andiamo a lavorare sulla parte posteriore del braccio, quindi tricipiti e tutta la muscolatura di esso conseguente, che è il deltoide anche posteriore e tutti i muscoli sottoscellare. Quindi ci alziamo in piedi. Prima faccio l'esercizio semplice, semplice, in modo tale che abbiate una visione chiara della posizione. Prendete l'elastico sulla cima senza cambiare misura, col braccio sinistro, tenete il gomito verso l'alto, l'abbiamo fatto altre volte, questo esercizio lo conosciamo, mettiamo la mano posteriore all'altezza della zona lombare, una volta presa la misura andiamo ad estendere il braccio al soffitto, quindi espirando.
Ed inspirando, stendo il braccio, fletto il braccio. Stendo e fletto. Questo è semplice, no? Però ricordatevelo perché poi andiamo a metterci in un'altra posizione e se no magari vi dimenticate com'è. Quindi non cambiate nulla poi, eh? Impariamo adesso il movimento del braccio. Espiriamo, le gambe sono leggermente divaricate, allineate, stabili, tutte quelle cose non ce le siamo dimenticate. Eh? Ancora, quindi espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Mi fermo da questa posizione. Le gambe sono leggermente divaricate, guarda quanto il bacino le anche. Mi posiziono come se fossi nella posizione della sedia, no? Del piegamento, e vado con entrambe le braccia a spingere e a ritornare, mantenendo questa diagonale col busto. Quindi spingo, vi posso assicurare che si sente di più. Ed ancora, espira, inspira, espira. Dovete avere fiducia nelle vostre gambe, mantenere anche la forza sulle gambe per tenere la posizione. 4, 3, 2, 1 e stop. Per adesso questo braccio è andato. Ok. Lasciamolo andare, prendiamo e ci prepariamo sul braccio opposto. Prendete la stessa misura così non sbagliamo. Sposto, quindi braccio, cambio, riprendo il mio elastico nella zona, sempre nella zona lombare, cerco lo stesso punto, schiena bella dritta e vado a stendere il braccio superiore. Quindi espirando, inspirando, quindi allungo, ritorno, soffio, inspiro, soffio, inspiro. Soffio, inspiro, soffio, inspiro. Ritornate sempre piano, eh? Controllate il movimento senza far crollare il braccio. Spingo, ritorno, spingo, ritorno, spingo. Lo faccio un'ultima volta così. Mantengo le braccia flesse, sistemo le gambe leggermente divaricate. Porto il coccige indietro, mantengo la colonna inclinata e vado con il braccio. Tutti e due le braccia adesso, eh? Espira, inspira. Espira, inspira, lo so che brucia un pochino, dai, ce la possiamo fare. Espira, inspira, espira, inspira, stendo, torno, stendo, torno, stendo, faccio l'ultimo, dai, che ce la facciamo e ritorniamo qua e sciogliamo un pochino. Ok, bene, per attivare nuovamente ancora in un'altra linea, in un'altra forma. I nostri tricipiti andiamo ad eseguire l'esercizio, quello che chiamo io, dello sciatore. Quindi prendiamo l'elastico, lo apriamo, lo andiamo a schiacciare con entrambi i piedi. Ok, e una volta fatto questo, dovete cercare una presa abbastanza intensa, quindi non deve essere troppo molle. Andate a portare sempre il sederino indietro. Tenete la curvatura della colonna, vi abbassate, siete in una posizione di squat, di piegamento, andate nella simile ai bicipiti, no? Però qua enfatizziamo l'estensione del braccio, quindi andiamo a creare questa spinta e ritorno, spinta, non sto muovendo le gambe, solo le braccia, espirando, inspirando, quindi enfatizziamo la spinta dietro, bene, tutto il braccio steso, ancora, spingo. Attenzione, adesso ne facciamo 3. 1, 2, 3 e questa volta mi sollevo. Ok, 1, 2, 3, espiro, stendo. 1, 2, 3, espiro. Spingo, 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 espiro. 1, 2, 3, espira. 1, 2, 3, espira. Spingi, spingi, spingi. Dai che ce la facciamo, eh? 1, 2, 3. Espira, 1, 2, 3, ancora due così, eh? 1, 2, 3, l'ultima volta, 1, 2, 3, riportati verso il basso, mantieni la tua posizione ed eseguine 8 piccoli per 3 volte, 8, 7, 6, 5, apri bene il petto, non chiudere la testa, non abbassare la testa, tieni il collo dritto, piccoli, 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 ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. E sicuramente questi tricipiti si sono un po' svegliati. Cosa succede adesso? Fate, togliete l'elastico da sotto i piedi, legate un attimino, prendete le ginocchia, portatevi alla terra e da qua andate a sistemare l'elastico
le caviglie. Diciamo, facciamo metà per metà. Se riuscite, appoggiatevi a terra, ok? Vi sedete sui talloni e fate andare l'elastico sopra le spalle, come se fosse una sorta di zainetto. Adesso mi giro di fronte, parlo da così. Andiamo a dividere bene gli spazi. Una volta che avete preso la misura, portate le mani ad affacciarsi una con l'altra, le nocche. I gomiti sono rivolti verso l'alto, se sentite troppo molle accorciate e andate ad estendere le braccia al soffitto, tenendo per adesso le mani unite. Quindi stendo le braccia, fletto le braccia. Fate in modo che i gomiti non si allarghino, devono stare vicino. Espirando, inspirando, espirando, inspirando, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, attenzione perché adesso noi andiamo contemporaneamente a sollevarci con il busto, attenzione a non spanciare, mantenete il controllo dell'addome e poi rientrate giù. Espirate, stendete le braccia, inspirate, ritornate. Fuori l'aria, attivate anche gli addominali e i glutei, Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ancora due volte, dai, espiro, inspiro e mantenendovi su, separate le mani e continuate l'estensione, stendo, fletto, soffio, inspiro, soffio. Tenete sulle braccia, piccole, piccole, spinte, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e sto piano piano. Sciogliamo un po' le spalle e andiamo qua a fare questo. Togliamo l'elastico che è da sotto i piedi e da questa posizione ci rialziamo i piedi. Andiamo ad eseguire il plié e lavorare sulle spalle perché abbiamo fatto bicipiti, tricipiti, adesso facciamo la zona deltoidi, trapezi, dorsali, quindi i muscoli più grandi delle spalle. Abbiamo prestancato i muscoli piccoli che saranno costretti a lavorare anche negli altri esercizi, non per nulla devono aiutare anche loro, quindi adesso sono già stanchi, quindi riceveranno uno stimolo maggiore all'allenamento. Ci portiamo con le gambe divaricate, quindi apriamo bene i piedi, gambe larghe, piedi leggermente ruotati verso l'esterno, anche bacino ben allineati, presa abbastanza larga della banda elastica. Solleviamo le braccia verso il soffitto. E contemporaneamente all'estensione, all'apertura della banda elastica, allunghiamo le ginocchia e ci riportiamo verso l'alto. Quindi andiamo ad espirare e ad inspirare. Quindi andando a far lavorare contemporaneamente la muscolatura delle gambe e le braccia e le spalle. Stendo l'elastico, ritorno. Naturalmente partecipano anche i pettorali, cioè tante cose lavorano contemporaneamente, non per forza. Non serve che si possa dividere bene bene in settori qualsiasi cosa, eh? E quindi diciamo che ci sono dei muscoli che sono più prevalenti rispetto ad altri. Quindi apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, apro. Mantengo la mia posizione in alto e qua muovo solo un braccio, quindi abbasso solamente il sinistro. L'altro, il destro, non si muove. Quindi solo un braccio che spinge in basso, l'altro in alto, spingo, ritorno. Le gambe per adesso non partecipano, sono solo le braccia a lavorare. Ancora e spingo, ritorno, spingo. Riposiziono le braccia uguali e vado col braccio opposto. Ancora, spingo, ritorno, spingo, ritorno, spingo, ritorno, spingo. Ritorno, spingo, ritorno e vado adesso di nuovo con entrambe le braccia. Con entrambe le braccia vado ad aprire. Mantengo la mia posizione, faccio tre molleggi con le gambe, le braccia non le muovo. Uno, due, tre, e su, vado, spingo, spingo, mi molleggio, torno in alto. Uno, due, tre, e su le braccia. Uno, due, tre. Devo farlo con le gambe, non con le braccia. Le braccia stanno ferme e tendono l'elastico. Uno, due, tre, e ritorno, molleggio, 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 rientro,
1, 2, 3, ancora due volte, 1, 2, 3, l'ultima volta così, 1, 2, 3 e ritorno. Porto le braccia verso il basso, sciolgo un po' le spalle e cambio dinamica. Ora andiamo a lavorare la spalla in un'altra linea e andiamo ad allungare l'elastico, lo mettiamo per terra e lo andiamo a schiacciare con entrambi i piedi, quindi destra e sinistra. Eseguiamo una X davanti qua, facciamo una X e andiamo a prendere l'elastico più o meno all'altezza delle cosce. Quindi metà coscia sarebbe l'ideale, ma tenendo bene la schiena dritta, senza sfranciare con la schiena, attivando l'addome, andrò a sollevare le braccia, gomiti in questo caso che arrivano quasi, quasi alla linea delle spalle, le mani sono sotto la linea del seno, e poi andiamo di nuovo a scendere verso il basso. Quindi senza sollevare troppo le braccia e le mani, quindi espirando, inspirando, portiamo i gomiti verso l'esterno, come se volessimo dare una gomitata al vicino che sta a fianco, eh? Ok, andiamo, espirando, inspirando, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, mantieni l'isometria delle braccia. Io chiedo che questo elastico sia un po' teso, perché adesso andiamo ad attivare la gamba, quindi facciamo salire la gamba in abduzione, e cambiamo con l'altra gamba e facciamo questo effetto pendolo, ok? Quindi spingo da una parte, non troppo forte se no perdiamo l'equilibrio. Spingo e ritorno, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, mantieniti in appoggio con la gamba, solleva l'altra e fa delle piccole, piccoli molleggi, delle piccole pulsazioni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop. Ti riappoggi, porti il peso del corpo dall'altra parte, sistemati bene l'equilibrio, lo fai dall'altro lato. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, gli ultimi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Perdo l'equilibrio io. Attenzione adesso perché andiamo. Apro e chiudo in contemporanea. Tutti e due, vai. 1, su, 2, su, 3, su, 4, su, 5, su, 6, su, 7. Facciamo l'ultima e stop. Ci andiamo un pochino, dovremmo aver sentito un pochino lavorare gli adduttori, le spalle, le braccia, tutto insieme. Ci portiamo su un altro pianeta. Adesso andiamo a sederci, chiudiamo il lavoro a livello dei dorsali. Quindi andiamo a sederci con le gambe tese. Adesso ci vado quest'altra parte, così, e vado a mettere l'elastico di nuovo sotto i piedi, ma rispetto all'esercizio precedente cambiano un bel po' di cose, solo l'inizio sembra uguale, ma non lo è per niente. Allora, andiamo a sederci, sempre l'appoggio sugli ischi, gambe tese, leggermente separate, prendiamo la presa all'altezza delle ginocchia, apriamo bene il petto e le spalle, ci sentiamo ben, ben allungati, ok? Da questa posizione, palmi delle mani verso l'alto, sfioro con le braccia, proprio il contatto a livello del corpo. Ok, e poi vado di nuovo a portarmi con le braccia in avanti. Me lo faccio vedere un attimino anche così frontale, perché praticamente andiamo a creare questa, si chiama rowing, ok? E resto qua. Allora, quindi abbiamo da fare questo movimento qui, quindi vado a trazionare, posso anche intrarotare, extrarotare i polsi, eh? Inspira, inspira, espira. E sentite bene lo spazio dell'ascella, che è coinvolto, molto stretti questi muscoli. Espira, inspira, sentitelo sfiorare del braccio contro il fianco. Espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira. Adesso fai tre molleggi. Uno, due, tre e le braccia tornano. Tiro, tiro, tiro e torno.
lascio andare, soffio, soffio, soffio ed inspiro. 1, 2, 3, muovi solo le braccia, il resto del corpo fermo, solo le braccia. 1, 2, 3, allungo, tiro, 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 allungo. 1, 2, 3, faccio l'ultima volta. 1, 2, 3 e sto. Questo stesso movimento sale verso l'alto, quindi i gomiti arrivano alla stessa linea delle spalle. Da questa posizione escavi dall'addome, allunghi le braccia, li lasci andare indietro e poi per risalire riportati bene con il torace in apertura e i gomiti all'altezza delle spalle. Espirando scavi dall'addome, allunghi le braccia, inspirando trazione alla stessa altezza del petto e delle spalle, espirando fuori l'aria scavi dall'addome, inspirando ti risollevi bene, espirando scavi dall'addome, inspirando sali, apri bene le spalle, fuori l'aria scendi, inspirando ritorni e lascia andare così. E le braccia adesso sono anche un po' stanche e anche le mani, e ci spostiamo come punto di operazione a stimolare gli addominali, e in questo caso però l'elastico diventa un elemento di supporto, ok? Andando qua, stiamo facendo una lezione che non è di Pilates puro, ma un Pilates Fusion con Total Body, quindi adesso vi facciamo riposare un po' le braccia e le spalle, facciamo più che altro un lavoro per gli addominali, pieghiamo le gambe, scivoliamo il tappetino, controlliamo gli spazi che ci sono necessari. Se qualcuno vuole può anche mettere un asciugamano là, perché dopo magari poggiamo la testa. E una volta, io ho fatto questa sorta di lasagna così, ci vado a supportare il peso della testa, diciamo la parte centrale, no? Chiudo i gomiti, quindi ce li ho, non larghi, quindi sento quasi le orecchie tappate dall'elastico. E da questa posizione vado a snocciolare la colonna, mi porto verso la terra e mi sdraio completamente. Piego le gambe separate, larghe quanto il bacino le anche, sento bene l'appoggio dei piedi, sistemo la schiena, le spalle e la zona sacrale, schiena in neutro. Inspiro, prendo un bel respiro e fuori l'aria. Non fatevi fregare dall'elastico, non dovete tirare il collo. Venite su con la forza del petto, delle vostre spalle, del vostro busto. Espiro, chiudo. Diciamo che io solo supporto che la testa non ciondoli per conto suo, come se ci fossero le mani. Espira. Inspira, espira, inspira, soffia, inspira, cerchiamo di non scendere troppo indietro per non fare eccessivi movimenti della schiena, del dorso, andiamo a buttare fuori bene l'aria, scavare dall'addome, l'ombelico scende verso il basso, espira, inspira, mantenendo questa posizione portiamo in flessione la gamba destra, ok, e anche la sinistra. E teniamo la posizione così, i piedi come se fossero un martello poggiati su una parete. E buttiamo fuori l'aria e inspiriamo. Naturalmente adesso possiamo anche chiudere un po' di più. Espira, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia. Mantieni la tua posizione da qua, single leg stretch. Inspiro, inspiro, rilassa le spalle, non devi tirare il collo, inspira, inspira, soffia, soffia, inspira, inspira, soffia, soffia, inspira, inspira, cercate di avere un'idea come se con l'alluce dovessimo toccare qualcosa, non muovete le gambe a vuoto, inspira, inspira, soffia, soffia, portale di nuovo tutti e due verso l'addome. Porta le gambe verso il soffitto, abbassa il tallone destro, inspira, torno, il sinistro e ritorno, e soffia ed inspira, soffia ed inspira, soffia, dai che ce la facciamo, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, rifletti tutti e due le ginocchia. Andiamo a fare un criss cross, gomito e braccio opposti, inspiro, inspiro,
soffio, soffio, inspiro, inspiro, soffio, soffio, inspiro, inspiro, soffio, dai gli ultimi, inspira, inspira, soffia, soffia, inspira, inspira, soffia e stop, poggia i piedi a terra, puoi togliere l'elastico, mettilo sulla pancia, lascia andare un po' le spalle e le braccia, puoi anche appoggiare bene i piedi a terra ed esegui i movimenti di oscillazione delle gambe, quindi fai andare leggermente il peso a destra e il peso a sinistra, bene così, ok. Allora, adesso chiudi le gambe, prendi, ti giri di fianco, quindi ruota sul lato, ti appoggi e vieni a metterti in posizione di quadrupedia. Allora, che succede qua? Prendi l'elastico, lo vai a mettere sotto la zona delle ascelle. Appoggi. Praticamente dovresti bloccare la banda elastica con la mano. Non deve essere né troppo stretto né troppo morbido, quindi devi sentire che c'è qualcosa. Allarghi le ginocchia, senti bene la posizione, spalma bene le mani alla terra, senti soprattutto il mignolo che preme. Da qui la posizione del gatto, che noi conosciamo, lo cogite verso l'alto, sguardo, piova la gola, espirando, spingiamo contro la terra, guardiamo l'ombelico, inspirando, ci riapriamo, fuori l'aria, spingiamo, inspiriamo, attiviamo bene le mani alla terra, soprattutto quando la schiena si arrotonda verso l'alto, inspirando ritorniamo, fuori l'aria spingo, inspiro ritorno, fuori l'aria espiro, inspiro ritorno, fuori l'aria espiro, inspiro ritorno, ancora due volte, fuori l'aria espiro, inspira ritorna, fuori l'aria espira, inspira, ritorna. Da qui ti porti indietro, ok? E vai a togliere la banda elastica da dietro, dalla parte posteriore. La pieghi in due, quindi la fai doppia. Ti serve questo tipo di posizione per una questione di facilità, di comodità. E vai a riprenderla indietro. Sollevati nella posizione, attiva bene le tue spalle. Il movimento di estensione delle braccia posteriori, ok, sarà un movimento una volta sdraiati a terra, perché non potrete guardare più di tanto, praticamente dovete partirete dalla zona lombare e poi stenderete le braccia contemporaneamente al movimento di estensione delle gambe. Quindi adesso io mi sono messo così, me la lascio sulla schiena, la vado a prendere dopo, e mi metto in posizione prona, pancia in giù. Quindi, una volta che sono qua, un attimo con la posizione della spinge, sistemo bene la zona pubica, mobilizzo, oscillo un po' con il bacino, rilasso le gambe e le caviglie. Mi porto quindi il petto alla terra e guardo lo schermo. Prendo l'elastico, più o meno all'altezza della zona lombare, chiudo le gambe e porto adesso i talloni verso i glutei. Da questa posizione qua, quando vado ad inspirare, stendo le punte, divarico le gambe, spingo le braccia, per bene, e poi da qui, rientrando alla base, ripiego le braccia, ripiego anche i piedi. Porto i talloni ai glutei, inspirando, spingo dagli alluci, distendo le gambe, distendo le braccia, e espirando mi riporto alla terra. Inspirando, allungo, estendo l'elastico, espirando, torno alla terra. Inspirando, allungo, estendo l'elastico, espirando, torno, e ancora due volte. Inspirando, allungo, espirando, torno, lo faccio un'ultima volta, inspirando, allungo, attivo bene le gambe, attivo bene le braccia e faccio delle piccole spinte verso l'alto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e mantenendo le gambe, ok, le braccia ferme, muovo le gambe come se stessi facendo il pesciolino. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop, scivolo giù. Riporto l'elastico qua davanti,
Quindi aiuto con le mani, mano destra, mano sinistra, ruoto le spalle, punto i piedi a terra, stringo le ginocchia e vado a scaricare dietro. Lascio andare bene tutta quanta la posizione, allungo le braccia bene in fondo, inspiro, lascio andare anche la testa se vi riuscite ad appoggiarla e lentamente tornate su. Tornate su e vi girate. Andiamo a chiudere eseguendo degli esercizi per i pettorali. I pettorali sono l'unica cosa che più di tanto non riusciamo a fare in ponte. Quindi andiamo prima ad eseguire solo l'elemento braccia, poi andiamo ad eseguire l'elemento ponte, poi andiamo ad mettere tutto insieme. Il mio cane mi sta impallando. Ok, da qui, vieni più qua, così. Ok, e qui ci giriamo e prendiamo l'elastico. Se volete, mettete qualcosa sotto la testa, ma non troppo alto, una cosa molto bassa, non un cuscino, Oppure niente, se non vi serve lasciate stare. E andate giù in posizione, preparatevi con le gambe flesse, larghe quanto il bacino e le anche, i piedi sono abbastanza vicini. La banda elastica la prendete, deve essere la presa più o meno larga quanto le vostre spalle, quanto il vostro petto. Acchiappate bene la banda elastica e poi non solo la aprite e la allargate, ma portate i gomiti alla terra. Aspettate, c'è il quaderno qua. Quindi, cosa significa? Che io devo portare i gomiti ad appoggiarsi al suolo e poi le braccia nuovamente in estensione. Quindi vado ad espirare e ad inspirare. Portate bene i gomiti al pavimento, Quindi non solo allargate l'elastico, ma create un angolo di 90 gradi tra la spalla, ok, l'interno del gomito e il braccio. Quindi espira, inspira, allarga e spinge alla terra, espira, inspira. Lavoriamo così anche direttamente sulle scapole, quindi su tutti i movimenti scapolari e anche sul dorso. Apro e chiudo, partendo con le braccia sollevate adesso, concentratevi solo sull'elemento del ponte e sollevate il bacino ben in alto, attivando bene i piedi alla terra. Srotolate la colonna, lasciate le braccia al soffitto, pensate solo a muovere il bacino e srotoliamo giù. Espirando solleviamo il bacino, inspirando scendiamo, espiro sollevo il bacino, inspiro scendo, espiro sollevo, inspiro scendo, faccio l'ultima volta così, quindi io sono qua, quindi quando scendo allargo i gomiti, riporto alla terra e adesso salendo con le braccia salgo anche con il bacino, vado con tutto il corpo contemporaneamente. Scendo verso il basso, salgo verso l'alto, scendo giù, salgo, allargo l'elastico, abbasso e scendo. E salgo e scendo. Mantieni le braccia su e abbassi il bacino. Quindi appoggi i glutei a terra. Adesso faremo l'esercizio contrario. Quindi quando io porto le braccia, ok, mantengo su, e vado a portare il bacino alla terra, sollevo le braccia, allargo le braccia, spingo, salgo con il bacino, sollevo le braccia, allargo le braccia, scendo con il bacino, sollevo le braccia, allargo le braccia, salgo con il bacino, sollevo le braccia, allargo le braccia, scivolo con il bacino, sollevo le braccia, distendo, apro, salgo con il bacino, resto con il bacino su. Attenzione, adesso solo braccia, apro e chiudo. Apro, tengo le gambe ferme. Apro, chiudo. Ancora per quattro. Apro, chiudo. Apro, faccio l'ultimo. E sto. Scivolo con il bacino, scendo. Porto le ginocchia all'addome, blocco la banda elastica sotto i piedi, sollevo il busto, avvicino il viso alle ginocchia e aiutandomi dondolo, butto fuori l'aria, inspiro dietro, fuori l'aria, inspiro dietro, fuori l'aria, inspiro dietro, fuori l'aria e provo a sedermi.
e dalla posizione della barca, ok? Cerco di mantenere i gomiti leggermente più bassi delle spalle, mantengo la trazione, spingo con le gambe lontano, espirando, ma devo trattenere le braccia, non le muovo, utilizzo le gambe, espira, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, arrotonda la schiena dietro, ancora, soffia, inspira, soffia, facciamo l'ultimo così, soffia e ritorno, ok, liberiamo le braccia, molliamo la banda elastica e con gli esercizi per le braccia abbiamo terminato. Adesso vi faccio fare una bella sequenza di stretching per gli arti superiori, braccia, spalle, collo, tutto. Quindi mettete pure da parte il vostro elastico e prepariamoci per questa sequenza di scarico e di allungamento. Mettete tranquillamente via l'elastico, mettetevi in quadrupedia. Riposizionatevi bene, ascoltando sempre tutti i vostri appoggi, le vostre braccia, le vostre mani e mantenendovi in questa posizione andate semplicemente a portare il braccio destro tutto avanti. Il gomito sinistro resta flesso, lasciatevi andare nella posizione del mezzo devoto. Il braccio cammina, quello teso, lontano, sentirete tutta l'attivazione della parte interna del vostro braccio e mantenete l'allungamento. Espirando vi lasciate scivolare dietro col peso del corpo e del bacino, il braccio intanto è lì allungato. Poi lentamente inspirate, vi riportate su, riportatevi in quadrupedia, allungate l'altro braccio. Quindi adesso braccio opposto, appoggio l'avambraccio, cammino in avanti bene, sento bene la spalla sotto l'ascella, sta sensazione di allungamento. E respiro nella posizione. Torno su, quadrupedia, e porto tutti e due le braccia ad avanzare, un pochino più largo delle spalle. E adesso scendo verso il basso, ma non torno indietro con il bacino, quindi non vado a sistemare i talloni verso i glutei, e i glutei verso i talloni, ma mantengo questa situazione di stiramento delle braccia, appoggio la fronte. Le braccia sono belle, lunghe, lontano. Il peso del corpo va leggermente all'indietro, ma non troppo. Poi lentamente scivolo, arrotondo la colonna, ritorno e mi ruoto le spalle. Ora, attenzione, ritorniamo giù, ci sediamo sui talloni e andiamo col braccio destro in fuori, lontano dal tappetino, ci mettiamo il braccio sinistro, creando una leggera inclinazione del busto. Scivoliamo dolcemente dalla parte opposta e andiamo con l'altro braccio. Torniamo in quadrupedia. Solleviamo il braccio verso l'alto e infiliamo il braccio nello spazio, poggiamo la spalla, la tempia, la fronte, la tempia, e andiamo col braccio opposto a cercare la zona della coscia, praticamente dobbiamo proprio passare dal sacro, scivolare, se ce la facciamo andiamo fino dall'altra parte, se no appoggiamo solo la mano sul sacro e restiamo qua. Poi appoggiamo la mano davanti, veniamo a srotolare la colonna, ci rimettiamo in quadrupedia. Solleviamo il braccio opposto, inspiriamo, torsione, passiamo sotto e scivoliamo bene appoggiandoci con la tempia, col lato della spalla, l'altro braccio si solleva, passa nella zona lombare, sacrale, se ce la fate andate proprio a cercare il contatto con la coscia opposta. Un bel respiro, vi appoggiate con la mano, vi aiutate a venire fuori dalla posizione,
Srotolate la colonna, ruotate ancora le vostre spalle, mettete le mani, toccatevi le spalle dietro, sollevate i gomiti verso l'alto, con i gomiti come se diventassero dei piedini, ci camminate in avanti e poi lasciate andare il peso verso i talloni, sentite bene che i gomiti poggiano alla terra e sentite lo spazio delle ascelle che viene coinvolto e espirato. Respirate nella posizione e poi da qui piano piano venite su, liberatevi, srotolate la colonna, vi girate, vi posizionate adesso sempre in quadrupedia, io cambio solo postazione perché c'è il cane là, ok? E faremo la posizione del cane a testa in giù, quindi avanzate un pochino di più con le braccia rispetto alla quadrupedia, puntate le dita dei piedi alla terra, le ginocchia, espirando, vi portate a scaricare la testa verso il basso, la spinta delle braccia, il coccige che spinge verso l'alto, le ginocchia un po' flesse, eh? Bene, mantenendo questa posizione, tornate indietro con le mani verso i piedi. Tornate indietro, tornate indietro, tornate indietro, lasciate le cosce, il petto in appoggio sulle cosce e poi andate ad abbracciarvi i gomiti. Come se ti volessi liberare, non ci riesci, spingi la schiena verso l'alto, scavi l'addome, blocchi qua e poi la testa cade giù verso il basso, piano piano. Libera la posizione delle braccia, libera la posizione della testa, tieni i gomiti davanti adesso. E fai oscillare un pochino i gomiti avanti e indietro, un effetto culla. La testa intanto sta sempre penzolando in basso, così si stira la cervicale. Ti fermi con le braccia, inspiri e lentamente buttando fuori l'aria scavi l'addome, liberi le braccia, vieni su piano piano e risali in alto. Ruota le spalle, 1, 2 e 3. Ti riposizioni qua. Inclini il capo leggermente sulla linea della spalla, togli pure il braccio, lascia andare, la testa scende da sola, prova anche cosa vuol dire magari spostare un po' il mento, abbassare un po' il mento in varie direzioni, mantieniti con la testa inclinata e poi ti fermi al centro, ritorna nella parte centrale, vai dall'altro lato, lascia la testa ciondolare, fai qualche movimento col mento, abbassi il mento, sollevi il mento, abbassi il mento, sollevi il mento. Mantieni la tua posizione, scarica bene le spalle verso il basso, fermati al centro e torni su. Adesso abbassa il mento verso il basso, solleva il mento, abbassa il mento, solleva il mento, guarda dritto avanti, fai qualche movimento di circonduzione o semicirconduzione, lo fai anche dalla parte opposta, ti fermi e poi mani al cuore. E vi ringrazio tanto. Io spero che questa pratica, questa lezione vi sia piaciuta. Vi do appuntamento martedì prossimo e vi auguro un buon fine settimana. Spero questa volta di registrarla e di mandarla su YouTube, di non cancellarla come ho fatto l'altra volta. Un bacio grande, poi se avete qualche richiesta speciale fatemi sapere. Ci sarà un periodo di lezioni express perché mi hanno chiesto delle lezioni veloci da fare in 15 minuti e mi divertirò a farle con un po' di attrezzi, quindi quando anche voi avete bisogno, non potete seguire tutta la lezione, potete fare una lezione veloce, veloce. Ciao e grazie, a presto!